Premessa, questo video neanche era in programma. Ora vi spiegherò che cosa è successo. E ciao a tutti ragazzi, eccoci a questo video, sono Credox. Oggi siamo qui in un video un po' strano. Non ho mai fatto video del genere, però diciamo era giusto farlo perché per spiegarvi un po' cosa è successo ieri col video di ieri. Allora, praticamente ieri, come voi sapete, ho pubblicato un video ironico, lo ripeto, ironico, sul meme di Joker che sta esplodendo, quello dei come fossero i calciatori senza denti, che tralasciamo il fatto che è grammaticalmente scorretto, però diciamo il meme è questo. Appunto, ieri ho pubblicato un video ironico, ripeto, che si intitolava Come fossero gli youtuber senza denti. E fin qua tutto normale, uno può pensare, non c'è nulla di strano, hai fatto un video, ne hai pubblicato, tutto a posto, a mezzogiorno sempre come al solito pubblico io. Ma diciamo che c'è una piccola differenza questa volta rispetto alle altre volte. Praticamente dopo un paio di ore dalla pubblicazione mi arriva un commento che ora ve lo mostro qua a schermo. È un commento di un tizio, di un fan di Sassy Rider, quanto ho capito, visto che difende appunto questo youtuber. Che è premessa, io prima di ora neanche lo conoscevo, se si vuole, l'ho conosciuto grazie a questo commento di questo fan. Che praticamente, vi cito le parole esatte che ha usato: hai copiato Sassy Writer e poi fa schifo. Il video i denti non glieli togli, ma li fai rossi. Ora, dopo aver finito di leggere questo commento, io sono andato immediatamente sul canale di questo fantomatico Sassy Writer per capire che cosa fosse successo e a che cosa si riferiva questo commento. E praticamente sono andato in questo canale e ho visto che lui aveva pubblicato un video con il mio stesso titolo, però lui l'ha pubblicato alle 2 di pomeriggio, cioè alle 14, mentre io l'avevo pubblicato a mezzogiorno. Quindi, diciamo, non credo proprio di averlo copiato, se no che ho fatto? Ho preso la macchina del tempo, sono andato avanti, ho rubato l'idea sotto e indietro. Cioè, mi sembra un po' strana come idea, diciamo, pensiero. E ripeto, fino ad allora io questo canale YouTube Sassy Writer proprio non lo conoscevo, mai visto, mai sentito. Comunque, che ho fatto? Ho risposto a questo commento, vi cito sempre le parole del mio commento, della mia risposta. Non prendertela, ma vorrei ricordarti che lui ha pubblicato il video 45 minuti fa. Stiamo parlando di ieri, ragazzi. Mentre io alle 12. Quindi se qualcuno qui copia, tra parentesi, oppure ha avuto la stessa idea, di certo non credo di essere io. Ora, ragazzi, perché io ho commentato così, usando questi termini, per fargli capire, usando le sue stesse parole, cosa fosse realmente successo. Cioè, io ho scritto praticamente il suo stesso commento, però, diciamo, facendoglielo capire che aveva sbagliato, e poi ho messo tra parentesi quello che in realtà io pensavo, cioè. Oppure ha avuto la stessa idea, perché ragazzi può succedere, non è che tutti noi YouTuber abbiamo idee diverse, capita che qualcuno ha la stessa idea di qualcun altro e qualcuno riesce a pubblicare prima il video di quel qualcun altro. Cioè io ad esempio ho avuto questa idea, l'ho registrato e poi attenzione ragazzi, come ho detto nel video, io ho registrato 3 volte quel video perché mi è andato 3 volte male. E quindi magari non era fatto benissimo, però potete bene capire anche voi che dopo 3 volte registro un video un po' una rottura di scatola c'è, perché già fallo una volta, diciamo buona la prima, poi la seconda, la terza, cioè sono andato un po' a farsi benedire, quindi facendolo un'altra volta, diciamo il video non poteva venire bellissimo e poteva essere super vivace, essendo che lo facevo per la terza volta il video. Visto che il commento mi criticava pure il fatto che io non togliessi i denti agli YouTuber, ma che io ieri facessi rossi. Ma ovviamente perché io l'ho fatti rossi? Perché volevo mostrare tipo le gengive. Poi vi ripeto sempre, perché l'ho registrato 3-4 volte, mi seccava di fare tutto il procedimento per toglierli. Quindi, diciamo, ho trovato questo tra virgolette escamotage per trasformare i denti in rossi. Quindi fargli sembrare gengiva, ma ripeto, era sempre un video ironico, non era un video fatto appuntino per togliere i denti a YouTube, perché a me non frega niente di vedere YouTuber senza denti. Dico, era un video per ridere, per scherzare, ripeto, era ironico.
E quindi così, ragazzi, questo video è andato così. Comunque, io ripeto, non c'ho niente contro Ossessive Writer, ripeto, prima di ora neanche lo conoscevo, quindi boh, non so che dire. Io quello che ho detto, fatevi voi un pensiero e scrivetelo qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Comunque, iscrivetevi al canale, lasciate like, commento qua sotto, facciamo un prossimo video e ciao a tutti!